L'esercito russo è imbattibile. Mito o verità? Mito numero 1. Soldato russo è imbattibile. Per la guerra in Ucraina la Russia ha impegnato quasi 330.000 uomini tra soldati e altre figure professionali. Sono tanti, veramente tanti. Tuttavia la qualità della formazione, della disciplina e della morale di questi soldati lascia a desiderare. Si sono dimostrati sciacalli, saccheggiatori, alcolisti e stupratori esemplari. Inoltre il morale di battaglia dell'esercito della Federazione Russa non è così alto. Questo perché a ogni loro passo vedono questo. I soldati ucraini sono motivati e più preparati, combattono per la propria casa e nonostante siano in inferiorità numerica, scacciano l'aggressore dalla propria terra. Mito numero 2. Se l'esercito russo vuole conquistare, lo fa. Tra i piani della Federazione Russa c'era quello di prendere Kiev in 3 giorni e in appena una settimana arrivare a cantare Katyusha in giro per tutta Ucraina. L'esercito della Federazione Russa però è stato bloccato dalle forze armate ucraine e l'esercito ucraino ha scacciato quello russo dalle regioni di Kiev, Chernihiv e Sumy. Спеціальні воєнні операції йдуть по плану. La Russia è terribile e potente, in particolar modo se si ascolta la propaganda russa. Ma quando si smette di credere alle favole, allora si può iniziare a vedere che in realtà il re è nudo. Mito numero 3. Armi di precisione. Di precisione o quasi. Purtroppo non tutti i missili russi volano con tanta accuratezza. A causa della corruzione dilagante nella Federazione Russa e delle continue frodi a danno della tesoreria dello Stato, i rapporti sulle armi sono stati falsificati. Ed ecco dunque con quanta precisione la Russia colpisce solo caserme e obiettivi militari. Mito numero 4. Equipaggiamento militare nuovo. L'equipaggiamento militare è vittima della stessa sciagura che ha colpito la precisione. Il nuovo equipaggiamento russo risale agli anni 60. Questo equipaggiamento spesso si rompe e non risulta utile a svolgere i compiti per cui è pensato. E gli ucraini ne approfittano. La Russia obbliga le aziende private a sistemare a proprie spese i blindati. Spesso le persone si rifiutano, perché ciò che è morto non può più morire. Mito numero 5. I kadirivci. I ceceni sono soldati che uccidono con la violenza di uno sguardo. Peggio di loro solo l'apocalisse. Anzi, loro stessi sono l'apocalisse. I militari ucraini hanno mostrato molto velocemente che i Kadirivets non è così terribile come viene rappresentato e hanno rimandato i ceceni a casa. Ora Ramzan chiede una maggiore difesa antiaerea per proteggere i suoi invincibili combattenti, dato che hanno un po' paura. I soldati ucraini sono i migliori a sfatare i miti. Ogni giorno, combattendo per la propria libertà, mostrano che si può e si deve sconfiggere la Russia, perché altrimenti continuerà a creare problemi a casa di altri. Tutto il mondo deve unirsi all'Ucraina, tutto il mondo deve guardare in faccia il grande terrore e dire: «Ora io non ti temo».